Naviganti del Hobby, bentornati sul canale. Allora, oggi parliamo dei Tau. È tornato il bene superiore, è arrivato già da un po' il nuovo codex. Tempo di studiarlo un pochino e adesso vi faccio vedere un attimino le novità che ci sono in questa nuova versione dei Tau, che effettivamente ha qualcosa di nuovo da discutere, su cui discutere, ok? Ci vediamo subito dopo la sigla. Qui, non so se avete notato questa chicca da collezionisti, il fatto che tutti i codex hanno il logo a colori, mentre i supplementi hanno il logo in bianco e nero, è una cosa che, quindi come il logo Warhammer nuovo. E il nuovo codex all'interno praticamente ha questo, dentro ci sono la storia e le sette dell'impero Tau, inclusi i dettagli sugli alieni alleati e sulle armate tecnologicamente avanzate, una vetrina di miniature sita del dipinte magistralmente che mostra la varietà di schemi di colore e le iconografie usate dalle sette dei Tau, un'ampia gamma di schede tecniche con tutte le regole per le unità delle armate dell'impero dei Tau, e poi ci sono le regole dell'armata che consentono di trasformare la tua collezione di miniature sita del Tau appunto in una rapida e letale cadre pronta a diffondere la luce del bene superiore. In poche parole, per chi non conosce i Tau sono una razza giovane e dinamica di alieni tecnologicamente avanzati, al comando di un impero che si espande tra le stelle come un fuoco incontrollato. Governanti e cappeggiati dagli enigmatici eterei, i Tau, o Tau, perché qualcuno li chiama anche così, vogliono unire ogni essere senziente sotto la luce dei Tauva, o bene superiore. Preferiscono che gli altri aderiscono di propria volontà a questa alleanza crescente, questo li rende un po' diversi, diciamo, dall'Imperium, che sostanzialmente è colonizzatore, no? Ma non esitano a usare la forza ogni volta che è necessario per adempiere al loro destino. Composte da soldati al comando di tali esoscheletri, cannoniere e rapidi caccia, le loro armate spazzano ogni opposizione con un uragano di devastante potenza di fuoco. Strategie di battaglia tipiche come l'efficace Monka o le astute imboscate della Kaoyon consentono di essere sempre in vantaggio sui nemici. Questo è da vedere, comunque, ok? Sempre in vantaggio è una parolona. Mentre la potente combinazione di possanza tecnologica e fanatismo ideologico permette ai Tau di conquistare una vittoria dopo l'altra. Allora, qui vedete un'immagine iconica in bianco dei Tau, che tra le altre poi andrò avanti a farvi vedere, fatti con questo schema di colore, ma tutti rovinati, più grim. Come sempre la copertina è la stessa, quindi la prima e la seconda sono identiche. Ed ecco qua, guardate la cosa che mi ha colpito di questo codex rispetto anche ad altri. Forse è, diciamo, il fatto che sia molto esotico. I Tau sono esotici, sono alieni, no? E sono alieni umanoidi, come un po' ce li immaginiamo vicini ai grigi, eccetera, eccetera. Però mi piacciono moltissimo le illustrazioni e secondo me lo rendono uno dei codex a livello illustrativo più bello che ho visto finora. Ma poi appunto sarà probabilmente per questa idea che ho degli alieni io, no? Che mi dà questa idea qua, cioè gli alieni non me li immagino tipo alien per appunto, quindi tipo tiranidi, ma umanoidi così leggermente diversi da noi. Qui abbiamo l'espansione dei Tau, perché loro vivono molto su questa idea di dover espandere il loro giovane, chiamiamolo giovane, impero, e c'è un sistema delle caste, la casta del fuoco, della terra, dell'acqua e dell'aria, e quindi ognuna delle quattro ha un simbolo abbinato che poi si ritrova giustamente anche sulle miniature, e hanno ognuno un ruolo diverso. Poi ci sono gli eterei, che leggerete poi sul codex chi sono questi personaggi molto enigmatici e appunto eterei, gli Aung Shi è il maestro di lama, eroe di Fio Vash, è
bellissimo perché loro hanno molto questa cosa delle lame, guardate che super illustrazione, e qui infatti vi fa vedere un pochino chi era Unxi, la storia di Unxi, la Cassa del Fuoco. E quindi vi fa un bel background sulla Cassa del Fuoco, gli esoscheletri, e qui siamo su una pagina che ci ricorda tantissimo i manga tra Gundam e Robotech, e ovviamente il Tau normale è questo, il primo esoscheletro che poi è invisibile, stealth, è questo, e da qui si sale al Commander fino a quando si arriva proprio al battle suit più potente, no? Quindi sono un esercito tipico di chi è appassionato di appunto Gundam, manga giapponesi, cioè questo è il vostro esercito se vi piace quel tipo di situazione. Poi hanno un sacco di tecnologia super evoluta, tra l'altro i droni che sostanzialmente sono sempre stati un po' odiati da tutti, compresi i giocatori dei Tau, perché non è che sia divertentissimo dipingere 800 droni. Vi farò vedere tra poco intanto un tutorial su come dipingerli, poi vi farò vedere una review di una marca americana di miniature fantastica che fa cose in resina, tra cui anche delle alternative al bene superiore, e ho preso 6 droni, 3 shield e 3 di attacco da fuoco che sono incredibili, cioè praticamente hanno girato gli scudi ai lati e davanti hanno gli occhi, sembrano un pochino quelli che si vedono nei film di Tom Cruise, che adesso non mi viene in mente, ma c'è un film dove lui continuamente ha un clone, praticamente deve servire senza volere gli alieni e non sa che sta servendo gli alieni. Vi ho spoilerato tutto il film, quindi non vi dico il titolo così almeno non mi sento in colpa. Comunque è bellissima in realtà la tecnologia, vi faccio vedere una cosa interessantissima. Questo, per esempio, è un drone che sto preparando. Vedete, una torretta praticamente. E ho con un'azienda che fa proprio in 3D, praticamente i file STL, si possono stampare le modifiche. E guardate che bello che è con i missili che partono. Immaginate quando è dipinto. Quindi, tra poco dipingeremo queste cosine e vi farò vedere un attimino appunto come si fa. Poi andando avanti. C'è Ushesera, che non so se l'avete visto, anzi vista in questo caso. Eccola qui, è lei, che è proprio messa, vedete, più o meno nella stessa posizione. È una miniatura molto molto bella, non so se adesso la macro mi ausilierà. Eccola qui, mi ausilia. È una miniatura veramente molto bella e lei è sostanzialmente una delle nuove paladine dell'ultima espansione, perché sono divise le espansioni in 4 mi sembra, e ci sono praticamente vari step. La terza è andata molto male, in poche parole, eccole qua le sfere di espansione. Se vediamo se ho sbagliato, il fatto della quarta sfera, esatto, sono 4. E la terza è andata molto molto male, diciamo, nel senso che hanno rischiato l'estinzione, e quindi durante la quarta tentano di fare meglio, e la quarta è ambientata nel mondo di Indomitus, ok? Zona di guerra Kalnath, da qui si va a vedere Kalnath e che cosa succede a Kalnath, perché è lì che stanno iniziando, diciamo, la loro più forte espansione. E qui vi racconta i Tau, i Viorla, i Sacea, sono tutti quanti i nomi di varie unità che ci sono all'interno. C'è Oshova, per esempio, che è il comandante lungo sguardo, eroe e traditore. Tra le altre, questa azienda che vi dicevo che produce in America le miniature ha fatto Oshova. Quindi poi magari lo prenderemo e vedremo com'è. Poi ci sono i grandissimi Krut che sono stati molto lasciati da parte nella, diciamo, ottava edizione, perché non ho visto tantissimo utilizzarli, e invece qui sembra che stiano un po' riprendendo piede. I Krut in realtà sono molto interessanti, li abbiamo usati come anche tutorial per lo speed paint, appunto nella prova speed paint di Army Painter. E sono in realtà delle miniature molto interessanti e rappresentano un pochino questa espansione dei Tau, che quando trovano qualcuno che vuole combattere con loro, lo inseriscono nell'impero Tau e semplicemente diventano parte dell'esercito. Ma i Tau, diciamo che sono un po' come erano i romani sotto un certo aspetto, cioè i romani erano convinti che Roma fosse la luce, e ovunque andavano a conquistare lasciavano gli usi, i costumi, persino la religione, e quindi le divinità, eccetera, cosa che nessun altro popolo aveva mai fatto. E lasciava praticamente continuare a osservare i loro usi e costumi. Questo faceva sì che i popoli conquistati non si sentivano completamente defraudati della loro cultura, ma anzi vivevano meglio perché le tasse le pagavano, erano molto alte, però Roma proteggeva e diciamo che aveva un altro tipo di espansione di impero e rispetto alle
orde barbariche, ok, era molto diverso vivere sotto Roma, e quindi cominciavano a costruire acquedotti e tutto il resto. Qui bene o male è uguale, cioè i crudi tra l'altro sono molto molto vedete selvaggi, quindi quando arrivano in town questa tecnologia mettono questa tecnologia al servizio dei Krut. E qui ci sono le spiegazioni dei vari simboli, perché ovviamente loro hanno una loro lingua che a volte ha questi glifi, e questo qui tra l'altro tra un pochino lo aprirò, ce l'ho ancora in box, devo ancora aprirlo, ma è veramente una miniatura stupenda, tra l'altro bella grossetta, che è il Ghost Kill si chiama. E da qui praticamente avete tutti quanti appunto tutte le miniature, ci sono anche dei robottoni giganti per chi è veramente appassionato, e poi ci sono veicoli di vario genere che possono servire a muoversi sul campo, e una tipica forza si presenta in questo modo. Vedete che è veramente molto colorato e fatto bene, la grafica è veramente bella, credo che attualmente sia veramente il più bel codex Tau che abbia mai visto. Da qui le regole. Allora, qui ci sono regole organizzate, regole crociata, regole dell'armata e regole delle partite bilanciate. Quindi sono quattro modi praticamente, quindi tre modi di giocare e un modo per organizzare praticamente l'esercito. E qui è molto interessante, tra l'altro c'è un glossario, quindi pensate addirittura quanto hanno pensato questa volta ai riferimenti, no? Ci sono questi tre modi di giocare come sempre, e poi andate avanti praticamente da pattuglia di combattimento, abilità di staccamenti, le sette, quindi come combattono le sette all'interno. Vedete che ci sono sempre i Setta Tau, i Viorla, i Sacea, i Dalit, e vi spiegano appunto. Da qui potete anche colorare, scegliendo la vostra setta, chi sono e chi non sono. Poi c'è un impero in espansione, qui ci sono appunto le sette con i settori a colori che stanno portando avanti l'espansione per tutto l'impero Tau, e qui praticamente vi fanno vedere i vari settori e come sono colorati nei vari settori. Facili da colorare, i Tau sono abbastanza semplici se non andate a cercare rogne gigantesche nello schema. Stratagemmi, e qui ovviamente se andrà avanti ci saranno anche le carte, sistemi sperimentali, tratti del generale Krut e tratti del generale dell'impero Tau, che sono due cose. Poi anche qui si può scegliere appunto cosa fare. Guardate che bello che è questo, per esempio questo drone che si apre, peccato che questo ancora non l'abbiano prodotto, e anche questo, guarda, il sistema di dissuasione multisensoriale, bellissimo questo. Spero che queste cose insomma le vadano a produrre, perché sono veramente delle belle idee negli sketch da tirare fuori. E qui ci sono, ti spiegano tutte le invocazioni degli Eteri, le regole del capitolo Approbavit, regole crociata, e qui c'è l'espansione dell'impero. Forse questa è la parte più interessante del nuovo codex a livello di novità, perché praticamente nel nuovo codex ci sono queste regole che vi permettono di provare una via diplomatica prima di arrivare alla forza. E quindi, in poche parole, voi fate in modo che gli altri eserciti, durante l'espansione della crociata che state giocando magari per mesi, combattano per voi, con voi. E qui ci sono tutti i sistemi per portarla avanti. Vi dico la verità, non ho ancora letto, quindi non vado a sparare cose che ancora non so. Ci sono però, come vedete, addirittura delle schede che vanno compilate durante la narrativa, e sono fatti proprio con tanto di generatore di nomi dell'impero, eccetera eccetera. Quindi molto interessante questo da vedere. L'armata crociata, vi fanno vedere come è fatta, come no. Schede tecniche, droni. Qui abbiamo praticamente la parte interessante per i giocatori, perché hanno ovviamente cambiato qualcosa. Allora, qui c'è una cosa interessante che volevo vedere. Allora, molte schede tecniche in questa sezione possono essere equipaggiate con modelli di drone. Inoltre, alcuni modelli di veicolo possono iniziare la battaglia con uno o più droni. Perché vi sto leggendo questa cosa? Perché i droni sono sempre stati un po' la parte amore e odio dei Tau, perché per i giocatori che li amano ovviamente i droni erano la salvezza, per i giocatori invece che giocavano contro era un po' una rogna, perché c'era questa regola devastante per cui praticamente quando voi sparavate su un'unità che aveva per esempio due droni, tutte le ferite in eccesso andavano praticamente sui droni. Che vuol dire? Che se io ho due droni e un'unità da 10 guerrieri del fuoco e faccio 12 ferite, io non colpisco i droni che potrebbero avere anche due ferite, per dire, qua per esempio i droni hanno due ferite, ne ho uno da 2, uno da 1, 3 ferite, ok, 3 meno 12, ma le altre 9 me le fai andare in eccesso sull'unità e quindi ti sfondo l'unità da 10. E invece no, e invece tutte le eccessi andavano a finire sui due droni. Quindi qualsiasi cosa voi facevate, diciamo, al primo turno di fuoco su quell'unità,
erano tutte cose sprecate perché bastavano tre ferite e avevate finito il turno senza sprecare il resto dei colpi. Tu potresti prendere un secchio di 40 dadi e sarebbe inutile anche se faceste 40 colpi dentro, perché tanto andavano tutti nell'eccesso del drone. Questo ovviamente rendeva, come diciamo in gergo, leggermente sgravate le unità dei Tau. Comunque, vediamo un pochino. Sacrificio prezioso. Ogni volta che un modello di drone di questa unità viene distrutto, esso viene ignorato ai fini dei test di morale, se questa unità include anche modelli senza keyword drone. Ok, quindi quando il drone viene distrutto, i Tau ovviamente non si spaventano, non devono fare test. Assistenti artificiali. I modelli di drone vengono ignorati ai fini della regola attento signore di determinare la forza iniziale di questa unità e se l'unità sia sotto metaforza, di determinare le caratteristiche e resistenza di questa unità se essa include anche modelli senza la keyword drone. Parametri limitati. Se questa unità include solo modelli di drone, non può svolgere azioni, inoltre perde abilità obiettivo sicuro, cioè se è fatta solo di droni chiaramente non fa quello che farebbero i Tau. Drone agganciato. Se questo modello è agganciato a un altro, qualsiasi arma con cui è equipaggiato questo modello è considerata invece essere equipaggiata dal modello a cui è agganciato. Non possono essere assegnati attacchi a questo modello, cioè quello agganciato, ed esso non conta come modello sul campo di battaglia ai fini di nessuna regola. E anche questa è una regoletta, cioè io aggancio un drone all'altro, è come avere un drone invece di due, quindi quando vado a fare il conteggio dei punti, un drone come minimo non mi rientra dentro il conteggio. Se il modello a cui è agganciato viene distrutto, anche questo modello di drone viene distrutto. Questo a questo punto mi sembra giusto, giustamente vado a contare il punto che ho fatto. Ah, diciamo che non vedo la famosa regola delle che dicevamo poco fa. Vediamo un pochino. Drone scudo, hanno il profilo mostrato in basso. Cioè lo scudo ha un 4 di tiro salvezza e a 4 di resistenza, ma non vedo effettivamente la regola di cui vi stavo parlando prima. Vediamo un pochino qui che dicono. Drone cecchino, drone arma, drone da ricognizione, drone acceleratore di impulsi, il guardiano. Vediamo il guardiano che fa. Questo modello ha un tiro in vulnerabilità di 4. Ogni volta che viene effettuato un attacco da tiro contro questa unità, un tiro per ferire non modificato di 1 o 2 per quell'attacco fallisce indipendentemente da qualsiasi abilità dell'arma o del modello che attacca. Beh, anche questa è una regoletta non male ed effettivamente, ok. Poi, vediamo, guardiano migliorato addirittura cosa fa? In guardiano migliorato questo modello ha un tiro in vulnerabilità di 4. Questa unità non può essere scelta come bersaglio per gli attacchi da tiro, a meno che non si sia il bersaglio idoneo più vicino al modello che spara. Però, questa è potente, eh? Questa vi fa evitare praticamente, se state abbastanza a distanza, di essere praticamente bersagliati. Poi c'è, vabbè, il drone mimetico, tra l'altro è molto figo il drone mimetico, e tra l'altro guardavo anche che bello che è il drone missile schermato, molto interessante. Lo scudo, vediamo, questo modello ha un tiro vulnerabilità di 4, quindi poi rimane a 4. Mi sembra che per ora, me lo direte voi nei commenti, non vedo la famosa regola delle ferite in eccesso. Se effetti uno o più tiri per colpire non modificati pari a no, per questo è mimetico. Quindi attualmente credo che il più forte di tutti sia il drone migliorato, e il drone guardiano come abilità fa sì che ogni volta che viene effettuato un attacco da tiro contro questa unità, quindi mettiamo 10 Tau, un tiro per ferire non modificato di 1 o 2 per quell'attacco fallisce indipendentemente da qualsiasi abilità dell'arma o del modello che attacca, quindi tutti gli 1 e 2 falliscono, ok? Questo è interessante, ma chiaramente non è devastante come l'altra regola, quindi dovrò andare a vedere poi nel resto com'è il discorso, ma mi sembra che non ci sia quella famosa regola. Poi vabbè, c'è il comandante Sole Nero, ve lo rifanno vedere, eccolo qui, è lui. Dopodiché, lungo sguardo, famosissimo, il comandante, piuttosto che il comandante in esoscheletro Enforcer, piuttosto che Crisis, sono due esoscheletri diversi. Poi ci sono, c'è il comandante in esoscheletro Coldstar, che è quello che vi ho fatto vedere l'altra volta, che abbiamo dipinto. Anche questo
modificato con la stessa ditta che ha fatto le modifiche ai missili, e qui ho fatto lo scudo, lo shield energetico, che sostanzialmente dovrebbe essere di energia, no? Quindi non fisico e solido, e poi fanno queste modifiche che voi potete dipingere per i colpi, okay? Per rendere un po' più dinamica la miniatura, ok? Ed eccolo qua, e ce lo teniamo anche lui vicino al nostro codex, eccolo qua. Allora, e niente, quindi andando avanti, ovviamente qui ci sono tutte quante le schede e quindi potete andare a spulciarvi tutto chiaramente. Credo che gli Eterei abbiano ritrovato anche loro insieme ai Krut una collocazione più importante a livello di attacchi psionici e quindi supporto soprattutto alle truppe. Team d'attacco, di sfondamento. I cavalca, questi erano fantastici. I cavalca Crotox erano bellissimi. Esoscheletri Crisis, guardie del corpo Crisis, gli stealth. Io, per esempio, penso che non userò mai, nonostante abbiano migliorato, la cannoniera Hammerhead. Non mi piacciono i veicoli dei Tau, quindi io vado avanti tutto a piedi, buonanotte, con tante battlesuite e via. E la cannoniera, però, hanno migliorato, mi hanno detto, il railgun, diciamo, sopra, e quindi sarà da vedere che tipo di e botte tira. Poi ci sono i caccia, i bombardieri, quindi la parte volante. Questo è molto interessante. Questo è molto interessante. Qui c'è una parte di elementi scenici che vende la GW, che permettono ai Tau di schierarsi sul campo di battaglia già coperti con linee di scudi piuttosto che portadroni. È molto interessante questa cosa. Il sistema d'armi Tidewall, quindi questo è molto carino. Credo che tra l'altro prima o poi li prenderò, perché per fare un mondo alieno è la cosa migliore avendo un esercito Tau. E qui c'è lo Storm Surge che è gigantesco, profili delle armi e ragazzi poi avete come sempre il codice, questo non so se l'avete visto, che vi permette su redeemwarhammer.com di averlo in totale PDF, praticamente in ebook. E l'altra cosa veramente interessante è che se avete l'abbonamento tipo Warhammer TV o anche solo alle app per costruire l'esercito, diciamo, avete praticamente le regole specifiche del codex inserite all'interno dell'app, quindi comodissimo perché anche se è in inglese vi guida l'app e voi non dovete sbattervi con carta e penna per dover fare tutti i calcoli, diciamo, a mente. Detto questo, recap. Ragazzi, questo è stato il piccolo viaggio review. In realtà vi ho praticamente sfogliato il codex per farvi vedere cosa ci troverete dentro. Mi sembra in realtà una cosa utile perché giustamente se volete scegliere l'armata, se volete scegliere di comprare il codex, sapete cosa, dove andate, insomma. La cosa che mi interessa moltissimo, scrivetemi pure sotto i commenti, è se è rimasta la regola, perché ancora non l'ho letto, quindi scrivetemelo pure voi, se è rimasta la regola delle ferite in eccesso sui droni, che restano sui droni, perché veramente quella sarebbe una cosa complicata da gestire combattendoci contro, ma comunque vedremo come fare quando inizieremo i battle report. Sappiate che mi sto già organizzando per i Battle Report, i primi giocatori impavidi si stanno facendo avanti su Messenger, quindi tutti quelli che sono in zona e vogliono fare un Battle Report, se hanno un esercito completamente dipinto da 1000 punti, quindi una Strike Force, ditemelo, scrivetemelo, passate di qua e organizziamo un Battle Report da fare insieme, così studiamo le regole specifiche del vostro esercito e magari una mini intervista mentre giochiamo su come voi utilizzate quelle regole e perché. Così gli altri giocatori hanno idee da poter sfruttare. Ragazzi, io vi ringrazio, ci vediamo domani. Dovrei iniziare un tutorial nuovo sulle pipe, che sarebbero le tubature, e poi inizieremo con tutto il resto, diciamo, degli elementi scenici per dipingere i tavoli di Warhammer, Kill Team e Necromunda. E quindi vi farò vedere come dipingere le pipe arrugginite, finalmente vedremo il chipping e altre stippling, eccetera, eccetera. Quindi un po' sempre le stesse cose, riviste in altri modi, in modo tale che abbiate più tecniche e più modi di fare la stessa cosa. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!